cioè io l'ho visto quando abbiamo preso un gol, sul gol, su un errore nostro, e la squadra sembrava morta, sembrava le paure, che era la fine del mondo, insomma. Nel calcio ci sta. E poi che devo dire, il secondo tempo ci hanno messo quello che pensavo ci mettessero anche il primo, il cuore, e tu dici giusto, io dico assolutamente no, perché i gol che abbiamo sbagliato il secondo tempo sono tanti, se li vedi con Foggia e cose, le situazioni, abbiamo rischiato anche di prendere una volta il secondo gol, ma era normale, era solo una risposta caratteriale, perché la situazione sicuramente non è facile, giusto o no, però poi chi va in campo sono sempre i giocatori. Perciò quello che è mio è cercare di dare un po' di sicurezza, un po' di tranquillità, perché non è che con timore, con qualche altra cosa riescono a reagire. La domenica sono sempre loro i protagonisti in campo. Però c'è stata una reazione forte anche all'ultima, ultima azione con Foggia, la parola del portiere, la traversa, se non ero su un'azione sempre. Ci sono state una reazione, certo, ancora proprio una reazione, secondo me, come si dice, istintiva. Però una squadra deve giocare un calcio diverso, più, sicuramente più organizzato, ma già si riparte da questo, perché era proprio come aspettavo, proprio paurosi, proprio sto pallone sembra che c'è i denti, invece il calcio è fatto di tranquillità, di serenità, di giocare in mezzo al campo con le proprie qualità, invece quando sei attanagliato da mille paure, da mille situazioni è difficile. Poi specialmente noi calcoliamo che qui, a parte i grandi, abbiamo sempre quattro giovani in campo e i giovani si vede tante volte sono timorosi proprio nel prendere palla, nel giocarla, non hanno sicurezza, non hanno certezza. Vieni qua e incontri altri giovani che ti sembrano più bravi, poi li porti su una squadra di spessore e il carattere è determinante, però io penso che sì, si può reagire, si può fare sicuramente e dobbiamo fare di quello che la squadra stiamo facendo, insomma. E io sono convinto, perché se tu reagisci così il secondo tempo vuol dire che ce l'hai dentro. Bisogna dare una risposta, non è che c'è un salvatore della patria, non c'è nessuno, l'io nel calcio non esiste, esistono a 360 gradi, te l'ho detto ieri, no? E questo mando un saluto, perché poi se reagiscono così è anche meglio dell'allenatore che c'era prima, perché io in un giorno e mezzo non posso fare assolutamente niente, né nel male né nel bene, perciò questo io le dico a tutti i ragazzi che stanno là e al mister Susi. Perché come ti ripeto ieri, quando un allenatore viene esonerato è la sconfitta di tutti quanti, a 360 gradi, non c'è una componente che si salva, non esiste. Però basta con i ribaltoni, il mercato aperto, sempre sta tarantella, quello che deve arrivare è sempre più forte di quello che c'ha. È proprio una cosa che non esiste. Noi dobbiamo vedere in casa nostra, dobbiamo vedere se qualcuno non è contento di stare qua, giusto che vada, e se dobbiamo io... C'è qualcuno? Non lo so, questo non lo so, non te lo so dire. Però chiaramente, sai, come noi cerchiamo altre squadre cercano giocatori importanti, no? E deve andare. E se dovevamo fare qualche correzione, secondo me dobbiamo prendere qualche giocatore giovane che abbia forza, voglia di... se dobbiamo, ma io penso che così possiamo andare avanti, dobbiamo mettere un punto e ricominciare non guardando avanti, partita per partita, quello che succede, perché poi il calcio non è mai facile. Le partite di oggi, il Follonica ha pareggiato col Trestina, vuol dire che poi c'è molto equilibrio, la squadra ha preso il via, io devo avere, e sono convinto che sicuramente faremo molto meglio.